L'istituto agrario sembra che stia per essere distrutto da un'orda barbarica. È la strumentalizzazione da parte del PD a cui si è prestato per primo il dirigente Pio Merra e poi, in maniera francamente inopinata, anche gli altri dirigenti delle scuole di Cerignola che hanno ritenuto di poter intervenire su un argomento che non conoscono. L'Istituto Agrario, per esercitare la propria attività didattica, ha a disposizione 200.000 metri quadrati, lo ripeto per qualcuno tardo di comprendere, 200.000 metri quadrati di terreno. Noi gliene sottraiamo 20.000. Restano a disposizione dell'Istituto Agrario 180.000 metri quadrati per insegnare tutto quello che vogliono insegnare. Aggiungo che l'area individuata perché sorga il nuovo palazzetto dello sport è totalmente abbandonata. L'area che noi daremo in perduta a coloro che ci costruiranno senza esborso da parte dell'amministrazione il palazzetto dello sport è interessata da un certo numero di alberi di ulivo che nessuno si sogna di distruggere, bensì è previsto nel bando di gara che nessuno dei dirigenti che adesso blaterano ha mai letto, perché hanno mandato il documento prima che il bando venisse pubblicato. Nessuno di costoro sa che nessun ulivo sarà distrutto, ma saranno espiantati e ripiantati. Tutto questo, ripeto, in un'area che interessa appena 10.000 metri quadrati, perché gli altri 10.000 sono già abbandonati. L'area che è coltivata è un'area di 10.000 metri quadrati. A disposizione della scuola agraria restano altri 180.000 metri quadrati, 18 ettari di terreno che forse dovremmo chiederci come vengono utilizzati, per quali richieste di finanziamento e quali finalità abbiano questi finanziamenti, perché io in 2 anni di amministrazione non ho visto una ricaduta positiva per la nostra città. Si tratta di una polemica assolutamente sterile, una strumentalizzazione politica a cui mi duole si siano prestati i dirigenti scolastici che per la loro funzione dovrebbero essere persone neutrali ed estranee a ogni influenza politica, invece fanno servizio politico a disposizione del PD. Qual è lo scopo di questa strumentalizzazione? Evidente, bloccare tutto quello che fa l'amministrazione. Noi facciamo la ZTL, loro fanno lo sciopero. Noi facciamo il palazzetto dello sport, loro bloccano il palazzetto dello sport. Noi ricollochiamo il murale di Vittorio, loro scoprono i cunicoli al fine di bloccare i lavori. Cerignola è divisa fra quelli che fanno e quelli che fanno caciara. Noi siamo quelli che fanno e quindi i signori dirigenti scolastici e tutti coloro che a Cerignola non hanno mai pensato e che adesso si sono rizelati si pentiranno di questo atteggiamento quando noi avremo realizzato e li realizzeremo infallibilmente il palazzetto dello sport da intitolare a Salvatore Tatarella e avremo dato in perdita per costruire questo benedetto palazzetto un pezzo di terreno che lascia immutate tutte le possibilità didattiche dell'Istituto Agrario. È una speculazione politica, noi andiamo avanti per la nostra strada. Grazie a Cerignola Viva che mi ha dato questa ulteriore possibilità di chiarire a tutti coloro che sono in buona fede quali sono i reali termini della questione. Andiamo avanti.